Ragazzi, siamo qui. Allora, cosa comincia adesso? Con il fatto di Yomi che ha fatto amicizia con una studentessa della Hanzo che viene a galla, le due fazioni, ecco, cioè, le due fazioni, volevo dire, le studentesse della Ivigio si dividono in due fazioni, cioè in due gruppi. Allora, Yomi e Aruka sono per il team friendship, cioè che non è sbagliato farsi amici, mentre Mirai, Homura e Hikage sono per il team della forza, cioè non bisogna fare amicizia tra di noi, eccetera. E questa cosa degenera così tanto che arriva Dogen che dice che devono smetterla di fare così e risolvere la situazione a suon di combattimento. Ecco, vedete, infatti glielo sto dicendo. E quindi andiamo. I due gruppi dell'Evigio, cioè adesso l'Evigio, l'elite dell'Evigio sono divise in due parti e dobbiamo andare adesso. Chi la spunterà? Quindi siamo tu e io pure, eh? La mia vendetta sarà dolce. Non c'è un tu e io adesso. Siamo avversarie, una contro una. Non è vero. I nostri amici potrebbero non combattere con noi fisicamente, ma ci supportiamo l'un l'altro dentro. È questo che gli amici sono dopo tutto? Loro non hanno, però non hanno bisogno, noi non abbiamo bisogno di questo supporto. L'allenamento ti garantisce il potere e la tecnica, ed è questo tutto il vero supporto di cui hai bisogno. Suppongo che dovremmo combattere riguardo a ciò. Suppongo tu abbia ragione. Oh, un momento. Se dobbiamo fare questo, allora per favore, fa sì che la tua squadra combatta con te. Cosa? Questo è un uno contro uno. Nessuno può combattere uno contro uno se... Adesso, come si può combattere uno contro uno senza insegnarti il valore dell'amicizia? Uno contro uno è abbastanza. Ah sì, adesso... Aruka... Sì, dovremmo... è lo stesso scontro che abbiamo avuto nella missione precedente, solo che stavolta mi sembra si faccia Aruka. Sì, defitto Mura, infatti, ecco, perché mi sembra che delle missioni a seguire facciamo... No, facciamo un po' tutti e due i team. Allora... Andiamo, forza. Chi sta spunterà tra questi due? Il team Friendship o il team... Power? Vedremo. Sì, sono loro nomi ufficiali, perché nel 9 segment vengono chiamati proprio in questo punto della storia Team Friendship e Team Power. Team Friendship sono solo due, Yomi e Aruka, mentre il Team Power sono Hikage, Mirai e Homura. Quindi andiamo, vediamo come si evolve questa situazione. Sì, nel 9 segment Dogen sarebbe praticamente apparso per la prima volta e ha detto alle ragazze di finirla con la lite e risolverla. Come sapete nella Ivigio si risolve, qualunque disputa si risolve combattendo, e chi vince il combattimento vince anche la discussione. Cioè, lo dicono spesso, you win the fight, you win the discussion, sempre. Cioè, hai vinto il combattimento, hai vinto la discussione. Molto spesso, anche nel Serran Kamura 2 lo dicono, non lo ricordo bene. Allora, ecco ancora i vostri pecora, merda. Cioè, qui mi stanno... E allora, diamine però! Cioè, sono proprio bloccato tra loro tre, cazzo! Non potevo fare niente, cazzo! Cioè, guardate, quando vi bloccano così è qualcosa di incredibile, eh! Allora, non ci resta che utilizzare il caro buon vecchio metodo della schiacciata dopo schiacciata dopo schiacciata. L'unico modo per continuare a infierire sui nemici senza bisogno di infierire continuamente nel loro combo. Ecco perché i vostri pecora sono... terribili. E che cazzo, l'avete visto? Vi bloccano continuamente da una parte all'altra. Non c'è un cazzo di modo per liberarsi. Vi palleggiano da un nemico all'altro. Cioè, guarda, è una cosa... Ah, bene. Abbiamo finito la parte iniziale del Monte Orochi e quindi... quel fastidioso effetto cremi si è svanito. Capisco che sì, che dovrebbe essere qualcosa di figo, però... No, davvero, quell'effetto cremi si è davvero... Madonna... Anche di fastidioso. Poi per la telecamera, che mamma mia, la telecamera, cioè quando deve riprendere questi colori così cremisi, mamma mia, va in palla. Cioè no, va in palla, ma riprende tutto malissimo. Che non so come mai, ma come vi ho detto di mezzo, la mia telecamera non... I colori che riprende male sono il rosso e l'arancione. Infatti il rosso, anche se era cavolo a due di Crimson, mamma mia, se era cavolo a due di Crimson, a rivederlo. Mamma mia, non è stato un granché come guida. Traduzione scialba. Poi, dato che ci sono gli Yoma in continuazione, è sempre tutto lo so cremisi nel gioco.
si vede abbastanza male, mamma mia. No, davvero. E poi l'arancione perché, riguardando tutti i let's play di Crash Bandicoot, Crash è sempre pixel, è sempre un po' più pixeloso del resto delle cose. Non so come mai, ma è così, ragazzi. Il rosso e l'arancione, la mia telecamera, sono dei colori che, non lo so, li prende male. Mi fa sfocati. Però il resto è abbastanza bene, oddio, abbastanza bene non lo so. Da quando YouTube ha messo il display enorme per tutti i video a prescindere, io, cioè, i miei video proprio si vedono malissimo. Per fortuna, ragazzi, voi dite che si vedono bene comunque. Ne sono felice, forse perché voi avete il mio PC e i miei due PC che io uso sono uno un Mac, l'altro un computer decisamente avanzato con una RAM molto potente e uno schermo abbastanza nuovissimo, per cui ecco, con schermi grandi e nuovi i video dalla telecamera si vedono decisamente male e spixelosissimi, mamma mia. E poi dicono che a volte nuovo è sempre meglio, non direi, per vedere i miei video, i miei due PC proprio, che sono modelli abbastanza nuovi, non fanno affatto bene, li fa vedere super sgranati in una maniera assurda. Mamma mia, è un po' peccato perché la telecamera, cos'è? La telecamera proprio i video dice li farebbe a 1080p. Poi però quando si passa a Format Factory, che io devo convertire i video, so perché prima di caricarli devo convertire, se no YouTube non li carica. Con Format Factory poi passano a 720p e YouTube per qualche misteriosa ragione da 720p, amore non si scappa, da 720p li fa passare a 480p. Quindi capite un po' che cosa strana, cioè, vabbè, no, cosa strana no, potrebbero rimanere a 720p, invece no, YouTube da 720 per qualche strana ragione me li riduce a 460, a 480. Vabbè, lasciamo stare. Peccato. E così una vittoria per il team French. Ho vinto? No, non ancora. Posso ancora combattere. Aspetta. Quanto dura pensi di essere, Omura? Forza, Ruka. Non è ancora finita finché una delle due non muove un muscolo. Io ho fatto, ne ho abbastanza. Conosco la tua forza. Se avessimo combattuto fino alla fine, sarei stata io quella a perdere. Non posso competere con te. In termini di resistenza, in termini di stamina, resistenza, perseveranza, tu sei davvero la più forte dell'elite. E questo prova che si può essere forti senza amicizia. No. Mi hai saputo prendere bene. E lo ammetto, avere gli amici può definitivamente farti diventare più forte dentro. È questo quello che stavi cercando di dirmi prima. E allora che ne dici di questo? La forza è importante, ma gli amici sono importanti pure loro. Lo sono tutti e due. Suppongo di sì. Questo funziona. Meno male. Ok. E Haruka e Omura hanno sistemato la cosa. Quindi andiamo. Oddio, ma siamo già 8 minuti! Che cacchio! Dai! Ma non è possibile! Io detesto dover fare una missione a video! Madonnina, davvero! Mission, andiamo allora, dai! Facciamo un attimo il più possibile di questa... Oh! Call from Heart! Cos'è l'amicizia esattamente? Forse qualcuno può spiegarmelo! Oh, finalmente un'altra missione con Yomi, Dio! Si faceva i caghi e giuro davo di matto, perché basta adesso. Ok, ancora Team Friendship contro Team Power. Quindi io affronterò te i caghi? Sì, sembra così. Che cos'hai contro l'avere degli amici? Non è che non voglio amici. Ma sei nel gruppo che vuole solo il potere. Perché io non ho nessuna emozione. Non capisco niente di importante riguardo l'amicizia. La forza è un sacco più facile da capire di quanto lo siano gli amici. Ecco perché sono con Omura. Ah, capisco. Non è proprio una ragione però, vero? Ma sai, la forza è anche è neanche nei numeri. Quindi ho portato la mia squadra per combattere. Nessuna obiezione. Riguardo alle disparità ti batterò comunque.
Andiamo, Yomi Team Friendship. Ma sono contento che la mia Yomi sia nel Team Friendship. Bene, bene. E ok, c'è da battere. Ah! Si fa al contrario stavolta. Partiamo dal basso e andiamo verso l'alto. Ok, vai. Ora però Yomi contro i Kage la vedo dura. Yomi è lentissima come personaggio. Uno dei più lenti probabilmente. E i Kage invece è il personaggio più veloce. Mamma mia. Forza, andiamo, dai. Oh, che bella la timeline PlayStation. Cioè, mancano tanti personaggi, tipo Shiki, la preferita di A-Style. Murasaki, la mia seconda preferita in assoluto, perché come sapete, sì, nella mia top 10 non è solo Yomi la mia preferita, è anche Murasaki. La prima posizione, infatti, per me è una doppia prima posizione, ce ne stanno due al primo posto. Quindi andiamo. Niente Murasaki, però, cosa positiva, niente Yumi, finalmente! Cioè, Yumi mi piace come personaggio, però... Cristo Dio, madonna! Cioè, è un personaggio che appare solo da Shinobi Versus e da Shinobi Versus, mamma mia, gli viene dedicato un sacco che... Porca puttana, ho capito, però diamine davvero, dai, no, 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 no! I principali sono loro, cazzo, sono le 10, le Omura Crimson Squad e le Anzo. Cazzo mi metti la Gella, Gessen lì che... Vabbè, lasciamo perdere. Però... Michia. Allora, tattica base di Hikage. Scuscia sempre alle vostre spalle, sì, ve l'avevo già detto. No, no, ve l'ho detto per Ikaburuka, ma questo vale anche per Hikage. Lo fa continuamente, madonna. Scuscia continuamente alle vostre spalle, mamma mia, è una roba fastidio fisico assoluto queste battaglie, davvero. Andiamo, solo non abbiamo usato la Shinobi Transformation, per cui questa cosa ci conviene proprio tagliarla. Andiamo, forza. Dai, forza. Non uso ancora la Shinobi Transformation. Noi vogliamo tirarla per le lunghe, allora. Ecco appunto, vai, l'ha usata. Allora, forza, dai. Qui accumuliamo ancora un po' di... Cioè, riduciamola un attimo un po' più allo stremo prima di trasformarci, perché se no... Ah, bene, abbiamo tre pergamene, allora dai, andiamo. Ecco, e la vai, il misurino è pieno, quindi... Ecco, guadagno subito la terza, vai. Dice, due con Artemisia Segreta. Ah, perfetto, presa in pieno. Bravissima Yomi. Oh, ascoltate, adesso andiamo con questa. Grande, i Kage, però startene l'impalata non è che ti aiuterà molto, Samuano, questa catchphrase di Kage è troppo, troppo, troppo epica. Oh, fast mode. Grande. Dai, che finisce entro il tempo limite dell'episodio. Sì. E vai! In questa missione, in questo video alla fine siamo riusciti a fare due missioni almeno, grande! Ce l'abbiamo fatta! Evviva, evviva, evviva! Meno male! Forza! No, aspetta! Ragazzi, qui ci rivediamo alla prossima, ciao!